880 milioni di abitanti e da qui a 100 anni si prevede che sarà il terzo paese più popolato al mondo. Secondo, la Nigeria ha la percentuale più alta, essendo così popolata, di cristiani di tutta l'Africa, così come ha la percentuale più alta di musulmani di tutta l'Africa, che però sono divisi, diciamo così, geograficamente, geopoliticamente, con una prevalenza di cristiani di innumerevoli denominazioni, i cattolici sono solo un quarto, ma molto importanti, negli stati meridionali. La Nigeria ha 36 stati adesso, è una federazione, e i musulmani sono prevalentemente maggioritari negli stati del nord, per ragioni storiche che brevemente vedremo, mentre gli stati del Middle Belt sono molto, molto misti. Comunque la storia, le migrazioni, gli spostamenti, l'Africa, contrariamente a quello che si pensa qua, è un continente di continui spostamenti, anche storici antichi. E io riassumo le cose che voglio dire in due o tre episodi e parto dall'Italia. Voi ricorderete che sulla porta della parrocchia di Godino, di Santa Maria della Mercede, che vuol dire della Misericordia, se mi risulta, apparve un cartello, non si sa se scritto dal parroco, mi dispiacerebbe molto, in cui si diceva alle donne e quei bambini che non si volevano accogliere, che non furono accolti, che venivano prevalentemente dalla Nigeria, ritornate al vostro califfato. Il califfato non esiste più dall'inizio del XX secolo, ma a parte questo è molto probabile, io non lo so, che la maggior parte di queste donne e bambini fossero cristiani e non musulmani, perseguitati, hanno dovuto scappare e poi mettersi, con tutti gli abusi che ne sono derivati, sulle rotte della fuga e dell'immigrazione. Perché si è parlato, secondo punto, si è parlato moltissimo della Nigeria quando alcuni anni fa, nel 14 mi sembra, nell'aprile del 2014, in un detto villaggio, ma in realtà una cittadina di più di 70.000 abitanti, del nord della Nigeria, nello stato del Borno, vennero rapite 240 ragazze. Queste ragazze erano, sfidando gli avvisi della polizia, erano tornate a scuola per sostenere gli esami di fisica, facevano un liceo. Vennero rapite queste ragazze e si disse subito: queste ragazze erano tutte cristiane. La realtà dei fatti ci dice che in questa area esiste sì una scuola superiore molto importante, che fu creata dalla missione battista di Elgin, Illinois, una scuola molto ricercata da tutti i genitori che hanno qualche mezzo, sia cristiani che musulmani. E non sappiamo se fra i rapiti c'erano solo ragazze cristiane o musulmane da Boko Haram. Una cosa che sappiamo è che di questo episodio si è molto parlato, poi silenzio come al solito quando si tratta di Africa, ma non si è detto che in questi anni, dalla fine degli anni 90 fino a molto di recente, con una intensificazione recente, mano a mano che la loro presa sulla popolazione sta calando, Boko Haram, che poi diremo che cos'è, ha rapito più di 2.000 ragazze. Si è parlato solo di quelle di Shibo. Queste ragazze come vengono usate? Tanto perché colpire le donne? Perché colpire una scuola femminile? Dopo aver colpito università di vario genere, per la maggior parte con studenti musulmani, dopo aver fatto fuori professori che non erano d'accordo con la versione fondamentalista, anti-istituzionale di Boko Haram. Ragazze, questo è un segno molto importante, perché Boko, che viene evidentemente dall'inglese book, ha una storia antica, e Haram, che vuol dire empio, vuol dire insomma non accettabile, perché
il bocco? Qualcuno l'ha tradotto in modo abbastanza affrettato, lo storico deve fare più attenzione, l'educazione è proibita. In realtà bocco ha una storia abbastanza antica, risale agli inizi, alla fine dell'Ottocento, inizi del Novecento, quando arrivano in queste aree i primi missionari che gli emiri, il sultano, tengono un po' ai margini ma lasciano agire. Per quale ragione? Perché i missionari portano con sé non solo la predicazione ma soprattutto delle competenze. Per esempio mettono su ospedale per la cura della lepra, che era l'AIDS in quel periodo, e curano anche le famiglie reali musulmane. Quindi non solo, ma permettono ai missionari donne di fare scuola alle donne aristocratiche, che imparano a leggere e a scrivere. Quindi questa diffusione, anche se non molto profonda, però importante, di missioni al nord, che è stata posta sotto totale silenzio. Perché? Perché gli inglesi, il potere coloniale, non gradiva assolutamente che arrivassero i missionari. Per loro si governava attraverso poteri islamici locali. I missionari erano sgraditi, furono sempre osteggiati, erano quasi tutti di denominazione protestante, ma c'erano anche dei cattolici. E secondo, perché ai missionari si lasciavano convertire solo le popolazioni considerate marginali, e questo avrebbe rivelato che le popolazioni marginali che non erano state convertite all'Islam erano più fitte di quanto si credesse. Cioè la vulgata storica è che la jihad del 1804, no, quella che costituì lo Stato, il califfato del nord della Nigeria, aveva convertito, sottomesso e convertito tutti quanti. In realtà non è così, rimanevano delle sacche di cosiddetti pagani, vi prego di non usare mai più questo termine, perché le religioni tradizionali africane, in tutte le loro versioni e differenze, portano con sé dei portati di antichissime influenze delle religioni abramitiche. Questo nella simbologia, nei nomi, nei discorsi che si stanno adesso, diciamo, rivelando, così come tutta la storiografia che fa risalire, per esempio, la popolazione Igbo del sud della Nigeria ha un'origine giudaica antica. Beh, c'è qualcosa di vero è che questa mitologia che è rimasta forte nelle culture di queste religioni tradizionali, oltre che nel cristianesimo e anche nell'area musulmana, di un'origine che arriva antichissima dalle grandi culture del Medio Oriente, la culla di tutte le religioni, la culla di tutte le culture. Quindi questo è stato spesso trattato così come secondario, ma oggi abbiamo storici locali che conoscono le lingue antiche, che stanno provando che c'è più del vero che del falso in questa costruzione mitologica. Gli inglesi fecero di tutto, come in ogni loro colonia, per, diciamo così, mostrare che il potere doveva essere in mano alle potentati islamici del nord e che non ci venissero a disturbare degli altri, diciamo, componenti. E quindi si è passato sotto silenzio, il silenzio cancella, la presenza di comunità religiose cristiane, non solo qui nella regione del nord, ma in tutta l'area sahariana, sudanese centrale, sudanese orientale, che hanno vissuto in modo, diciamo così, molto precario, però. Allora, torniamo a noi. Quando la Nigeria viene costituita, tutti hanno nota la frammentazione delle denominazioni cristiane. Qualcuno ha definito la Nigeria del sud come una specie di supermercato del cristianesimo, dove trovi di tutto, poi trovi le chiese separatiste e oggi trovi una componente che come il fuoco sta divorando tutto il resto, che sono le chiese pentecostali.
le quali esibiscono un fondamentalismo cristiano che è altrettanto pericoloso come il fondamentalismo musulmano che si sta sviluppando, ma che non è ancora in Niger, nemmeno in Niger no, diventato maggioranza. E che cosa, prima di parlare ancora di Boko Haram e tornare a nord, in tutti questi anni, io non ho tempo per parlare, ci sono stati vari pogrom, numerosi stati della Nigeria, soprattutto del Middle Belt, che del nord, fra musulmani e cristiani, collegati a questioni di potere, collegati a questioni economiche. Tenete conto che i cristiani sono quelli che più hanno potuto usufruire della scolarizzazione moderna e quindi hanno una presenza maggioritaria nel funzionariato dello Stato e anche così negli aspetti economici più avanzati del commercio, dell'industria, dell'istruzione, e questo ha creato delle tensioni che hanno portato anche in Nigeria, come altrove in tutto il mondo, pensate al caso del Ruanda, a dei conflitti che distinguono fra i cosiddetti indigeni, cioè chi sono i veri originari cittadini di questa terra, e i settlers, cioè quelli che sono venuti dopo, che sono come i colonizzatori e che quindi nei momenti di crisi vengono attaccati, colpiti, si bruciano le chiese, i loro negozi, si tenta di cacciarli dal funzionariato pubblico. Non a caso la Nigeria, forse lo ricordate, la guerra del Biafra, la famigerata guerra del Biafra degli anni 60, nacque proprio da questo, con lo sterminio dei impiegati e funzionari prevalentemente di origine meridionale, prevalentemente Igbo, no? Che lavoravano come funzionari dello Stato nel nord. Detto questo, c'è un'altra caratteristica, di qui poi iniziò, dopo la fine della guerra del Biafra, la fase dei colpi di Stato militare. Gli inglesi, da bravi, come hanno sempre fatto, avevano lasciato un esercito che era prevalentemente fatto di militari che venivano dal nord musulmano. Poi si introduce la questione del petrolio, di queste regole, quindi il problema. Ma io voglio tornare alla questione del... Allora, noi abbiamo queste denominazioni cristiane prevalentemente a sud, no? E anche nel Middle Belt, un po' 50-50, ma non è che a nord i musulmani siano una. I musulmani si dividono fra le tendenze, le confraternite tradizionali, quelle che con la jihad di Mandanfodio all'inizio dell'Ottocento hanno preso il potere e che quindi sono molto incardinati nel potere politico e sono ancora più incardinati perché sono quelle che dominano il voto nelle elezioni. Voi pensate che alla fine dei regimi militari, dal 99 al 2015, alle recenti elezioni, ha sempre governato il partito prevalente nel sud, cioè il partito con prevalenza di, chiamiamo in virgolette, popolazioni del sud, generalmente cristiane, che c'è una grande mescolanza. Dal 2015 ha ripreso il potere un ottantenne, ex capo di Stato Maggiore dell'Esercito, che fu il dittatore degli anni Ottanta, musulmano del nord, che però conosce bene tutta la situazione. Vi ricordo che fu lui che stroncò un movimento di tipo fondamentalista di nome Izzala negli anni Ottanta, che aveva cercato di mediare la modernizzazione, cioè siccome la modernizzazione, come diceva Marcella, occidentale, veniva dalla maggioranza dei musulmani considerata estranea, comunque diciamo pericolosa per le tradizioni, soprattutto per quello che riguardava l'istruzione delle ragazze, l'istruzione femminile, no? Non solo
E questo movimento Izala crea un movimento di education, di scuole, che cerca di mediare fra un'istruzione moderna e comunque mantenere il potere del messaggio islamico tradizionale, senza riuscirci, perché, attenzione, in Nigeria, che se ne dica, l'interesse principale di tutte le famiglie è di mandare i propri figli a scuola, perché l'educazione, l'istruzione superiore sono il grimaldello per avanzare socialmente ed economicamente. E quindi non a caso a Chibok c'erano tante ragazze con velo, anche se cristiane, perché era obbligatorio, che andavano a scuola, ad una scuola superiore, e studiavano non il dance, ma matematica, fisica, cioè le scienze più importanti. Anche i musulmani sono divisi. Accanto alle, diciamo così, alle confraternite tradizionali, che sono ancora oggi quelle che detengono il potere politico, anche se profondamente, diciamo così, sradicate dall'attività di Boko Haram, che poi vi dirò che cosa è stato come cambiamento, diciamo così, forte, vi sono gli sciiti, vi sono altri aspetti teologici, c'è anche lì una forte frammentazione che ha sempre dato luogo a conflitti interreligiosi, non fra le religioni, fra di loro, e sempre su questioni di conquista del potere e del nuovo. In un paese così complesso, così grande, così diviso, non si può analizzare nessun conflitto senza andare a vedere quali sono le circostanze locali e la lotta sul potere politico. Boko Haram non esce dal nulla. Qui è stato dipinto, non analizzato, ma io ammetto che la nostra ignoranza è molto forte, quasi quella come quella del parroco di Gorino che dice: tornate al vostro califfato. Qui da noi Boko Haram è stato presentato come una feroce, diciamo, ritorno a un atavismo antico dell'Islam. In realtà Boko Haram è un movimento estremamente moderno che, cogliendo, diciamo così, gli apporti della predicazione salafita che proveniva dall'Arabia Saudita, perché qui bisogna ricordare un altro fattore, con la grande siccità degli anni 70, l'Arabia Saudita inviò parecchi aiuti, no? E questi aiuti portarono con sé anche l'arrivo di una predicazione che era già conosciuta, ma anche l'arrivo di che cosa? Si fornirono numerose borse di studio per andare a studiare all'Università di Medina, quindi si formò una classe dirigente molto più fondamentalista, che aveva come primo nemico non solo i cristiani, che dovevano essere spazzati via come Haram, eccetera, ma anche tutte le altre forme di professione dell'Islam, quelle tradizionali, non parliamo di quella sciita che anche lì arrivò. E perché? Allora, la domanda da farsi è, quindi Boko Haram è un movimento estremamente moderno che ha avanzato un discorso che altre volte era stato tentato, ma non aveva mai raggiunto questo livello di attuazione, un discorso contro lo Stato. Infatti nel 2014 ha proclamato l'Islamic State of West Africa, di cui non si sente più parlare, sul modello dell'ISIS, no? E contro lo Stato, contro tutti i tipi di istituzione, contro l'istruzione occidentale in tutte le sue forme, tuttavia non per la sua classe dirigente che si era formata appunto nel contesto dell'Università di Medina dell'Arabia Saudita. Vi do un avvertimento, se non lo sapete, che queste forme di aiuto economico e culturale sono ormai diffuse in tutta l'Africa.
è importante saperlo, ovvero sia voi oggi avete masse di studenti che vengono accolte non solo in Occidente, perché man mano che l'Occidente ha diminuito le borse di studio, masse di studenti che vanno a studiare nelle ricche o ricche borse di studio in Arabia Saudita. Quindi il Boko Haram è qualcosa di nuovo, ma di estremamente moderno, che ha un progetto, aveva, perché adesso sta, diciamo così, di nuovo diventando un fiume carsico, non è stato sconfitto completamente, non lo sarà mai, ma diciamo non ha più quella potenza che aveva precedentemente. E cosa lo dimostra? Lo dimostra il fatto che dopo aver sterminato, mandato in esilio, cacciato fuori quasi tutte le comunità cristiane ancora sopravviventi dall'antichità, dopo avere martirizzato e scacciato dalle proprie terre ancestrali tutte le comunità della foresta di Sabisa e vicino, e cioè le comunità che noi chiamiamo pagane erroneamente, ma che esercitano ancora una loro religione tradizionale estremamente complessa, estremamente importante, dopo aver anche cercato di annullare il potere, senza riuscirci completamente, peraltro, delle confraternite tradizionali, per esempio occupando le moschee, bruciandole, andando a fare vittime nelle università, soprattutto quali università? Università islamiche, tutte, no? Non islamiste, islamiche, di tecnologia, di ingegneria, di medicina. Quando la storia della convivenza nel nord della Nigeria, l'inizio della mia storia, quando arrivano i missionari, è stata quella di una convivenza basata su, diciamo così, una circolazione religiosa molto, che non mi posso spiegare ora, molto, molto complessa, perché un cristiano poteva poi diventare musulmano, poi ritornava a farsi cristiano, poi a seconda di quelle che erano non solo le convenienze, ma anche le questioni matrimoniali, matrimoni misti continui assolutamente, ma soprattutto il legame che esisteva fra la società musulmana e i cristiani, che essendo più istruiti fornivano dei servizi necessari negli ospedali, nelle scuole e così via. E una delle cose che più ha creato scompiglio e sconcerto è che nelle aree dove si è esercitato